Furbolenza, rabbia, rancore, pregiudizio. Te lo becchi tu, il tuo odio. Pensi di odiare quello là? C'è l'anima la stessa? Auguri male a uno con cui hai un entanglement. Il suo male è il tuo male. Cioè, tutti quelli con cui hai avuto entanglement. Cioè, materialmente uno deve mettersi lì e augurare tutte le gioie, tutti i successi, tutte le meraviglie più straordinarie, perché se tu c'è in tagline con tutte persone felici, illuminate, bellissime, ma che figata, ti puoi rilassare. Mi tirano su loro. Allora, voler male a una persona con cui si è in tagline equivale a voler male di una parte di se stessi. Allora, quando una persona riesce a essere in uno stato di gioia, di amore, di gratitudine, anche di gioia, di amore e gratitudine, cosa succede? Tutti gli entanglement che hai, che il cui stato non è di gioia, di amore e gratitudine, è come se tu fossi sganciato, cioè c'è sempre l'anima condivisa. Però se lo stato tuo è di gioia, amore e gratitudine, questo che c'ha un po' di raspino, quell'altro c'ha qualche rancorino, quell'altro c'ha... Ce n'è uno solo che te non ti ricordi neanche, che invece è amore, gioia e gratitudine, tu sei amore, gioia e gratitudine, entri in risonanza con chi, tra tutti quelli che sono in entanglement con te, è in gioia, amore e gratitudine. Se tu sei in odio, rabbia e rancore, tutti quelli che hanno odio, rabbia e rancore si potenziano su di te, l'unico che è gioia, amore e gratitudine è segato fuori. Quindi facciamo tutto da soli. E là sono solo possibilità, opportunità per imparare. Ah, questa Nature, la rivista scientifica più autorevole del mondo. Entanglement di 4 atomi. Un entanglement diretto e 2 indiretti. Allora, qui c'è l'Alberto e l'Alice, no? Che sono 2 copie di quelle normali del lago Melmoso. Cosa vuol dire del lago Melmoso? È la metà. Adesso ascolta, il lago Melmoso mi. Qualcuno ha letto Io scelgo, io voglio, io sono? Perfetto, lo sapete tutti cos'è il lago Melmoso. È la metafora che faccio del lago Melmoso. Non è disprezzante, più di tanto, però diciamo è la condizione normale, no? Del senso comune, no? Cioè Jung diceva non c'è niente di più triste che l'essere normali, è la stessa roba, cioè essere normali vuol dire essere lì nel lago Melmoso. Alberto e Alice sono una coppia normale, cosa vuol dire? Che l'Alberto va via per lavoro, si incontra la Carol. Che in realtà la Carol sta con Carlo, attenzione. Cosa succede? Se l'Alberto si fa l'interazione intima con la Carol, l'Alice, che non sa niente di sta Carol qua, si trova senza saperlo ad essere entangled con Carlo. Questo entangle con questo, questo entangle con lei, questi due interagiscono intimamente, questi due diventano entangled indirettamente. Cioè, qual è l'implicazione umana di questo tipo di fenomeno, no? Tipo quella che si innamora del fidanzato della migliore amica. Perché? Ma non so, io come, no, sembra che ci conosce. Cioè, quell'affinità che puoi provare verso un estraneo, da dove deriva? Che c'è un entanglement indiretto. Cioè, se uno non conosce queste cose qui e vive solo così in balia delle circostanze, no? Oh, come piace quello. Se questi qui dovessero conoscersi per caso, cioè, scoprirebbe un amore incredibile, perché sono già entanglement senza neanche conoscersi. Oddio, ma che cazzo. Panico. Allora, io ho scritto il libro La coppia illuminata a un certo punto della mia vita, partendo dalla termodinamica e dalla fisica quantistica. Capito, quindi io, quando voglio scoprire qualcosa, cerco di dimenticare tutto quello che so su quella roba lì, per non farmi condizionare i pregiudizi. Però, cioè, la coppia illuminata cosa vuol dire? Che uno deve essere stato capace di illuminarsi da solo e fare un po' di pulizia ed essere in pace, non avere tutte robe non risolte, casini, è il mio migliore amico. Ci sono amici? Io lo so, ci sono maschi che sono capaci di fingersi amici anche per 30 anni e stare lì come dei falchi a aspettare la vacanza, che sono finite le camere doppie. Cioè, devi accorgerti, è chiaro che tu non ti accorgi, e non ti accorgi.
Però se tu hai frequentazioni con persone strane alla coppia, sappi che possono produrre grandi interferenze. Uno dei segreti fondamentali della magia rinascimentale era volere, osare e tacere. Allora, no, aspettate, ho fatto un excursus sulla domanda, 40 minuti per rispondere. Adesso no, perché sono le cose in linea, perché, cioè, siccome è un argomento delicato questo dell'amore, no? Perché in due ore, insomma, io ho detto cosa faccio in due ore, cosa gli dico, le cose più importanti, che per me sono più importanti. Perché è una cosa, non ho finito di dirvi quello che vi devo dire riguardo l'entanglement. Allora, la premessa, come entusiasmologo, ovviamente, fondatore dell'entusiasmologia, è: se ti dico qualcosa è perché ho le soluzioni, se no sto zitto. Cioè, il mio intento è contribuire a rendere le persone più felici, costruttive, entusiaste, non mandarle in confusione, che uno dice: oddio, e quando mai sono andato a sentire quello lì, ma è tutta roba, adesso come faccio? Quindi la soluzione ce l'abbiamo. La più semplice che conosco è quella lì. Gratitudine incondizionata anticipata. C'hai casini con i tuoi... Allora, l'attenzione mai rivolgerla a chi ti odia o ti disprezza. Mai. L'attenzione rivolgerla a ciò che ti dà gioia. Magari progetti futuri felici. Allora, questa cosa che l'ho già spiegato una volta. Quando la tua attenzione è rivolta al futuro, tu hai un effetto potenziante su di te. Quando è rivolta al passato, hai un effetto limitante su di te. Quando è rivolta a cose che ti danno gioia, hai un effetto potenziante su di te. Quando è rivolta a cose che ti danno dolore o paura, hai un effetto limitante su di te. Quindi la cosa in assoluto più limitante che esistono è attenzione rivolta a cose dolorose del passato. Il passato è già limitante, doloroso, boh. La roba più potente dal punto di vista evolutivo, proprio della spinta a divenire migliori, è attenzione rivolta al futuro felice. Egli è potentissimo. Quindi progetti futuri felici che dipendono solo da sé, è la cosa più semplice. Ovviamente il devastato tende a produrre progetti futuri felici che dipendono sempre da qualcun altro. Perché è la strategia del vittimista, quella di si crea già il presupposto per potersi lamentare, ancora da prima di aver iniziato. Allora, visto che parliamo di amore, e la parola amore racchiude forse i più grandi disastri interpretativi, cioè ognuno veramente a quella parola lì può associare qualunque, c'è gente che uccide, che violenta, che amore, no? Cioè, amore uno ci mette veramente dentro... in genere proprio il peggio del peggio di quello che... E allora ripartiamo con un esempio di due che sono riusciti ad arrivare ad avere una consapevolezza dell'amore più grande, della semplice relazione affettiva basata per lo più sul modello affettivo neonato. Cioè, la relazione affettiva basata sul modello affettivo neonato, adesso la vediamo, però è semplice. Io piango, se tu arrivi e mi dà la tua attenzione e mi risolvi il mio disagio, vuol dire che mi ami. Se mi ignori, vuol dire che sei uno stronzo. Quindi, il test è piangere. Se l'altro corre, allora... Oppure, titolo. Ti amo. Fico, no? C'è gente che si dice ti amo, va in panico, eh? Perché dipende... Cosa è successo quando qualcun altro prima gli ha detto ti amo? È perché c'è una situazione così, memorizza. Titolo ti amo, sottotitolo. Ho affidato a te tutta la responsabilità della mia felicità. C'ho la lista. Se fai questo, mi rendi felice. Se fai questo, mi rendi felice. Quindi, da questo momento io ti curo. Ti amo, vuol dire... ti curo, vedi di non fare lo stronzo, vedi di non fare la stronza, perché? Perché ti ho affidato tutta la responsabilità della mia felicità, sono cazzi tuoi adesso, non ci sono riuscito da solo a essere felice, troviamo qualcuno a cui dargli la responsabilità, no? Che se poi non mi rende felice almeno posso fare la vittima.
L'amor che muove il sole e le altre stelle è una visione più grande. Dante e Giordano Bruno 400 anni dopo viene fuori questa cosa qua. Un'unica forza, l'amore, unisce infiniti mondi, che conosceva l'entanglement, Giordano Bruno, come faceva? E li rende vivi! Cioè queste sembrano robe di poesia, c'è gente che vive in quella condizione lì, che vive in uno stato di amore consapevole e sceglie a chi dare l'amore consapevole sapendo che comunque sei già in amore. Noi siamo in amore, cioè qualunque cosa che esiste, se esiste perché è in amore. Non può esistere una cosa se non è in amore. Perché? Perché una cosa senza un'anima non può esistere. E se ha un'anima vuol dire che sta interagendo con tutto l'universo. E se è in interazione con tutto l'universo è in amore con tutto l'universo. È la condizione normale di qualunque cosa esiste. Allora io perché a un certo punto ho detto, mi sono messo a scrivere la copia illuminata, ex scientifico, fisica dell'anima, così com'è che m'azzardo ad andare in quel terreno lì dove tutti gli psicologi lì sono tutti lì da secoli a cercare di trovare. Perché io, allora a un certo punto, dopo aver scritto la fisica dell'anima, mi sono dovuto confrontare con, diciamo, l'approccio scientifico, quello più severo. Per me è facile fare le conferenze con persone come voi che comunque sono per il fatto che sono qui ad ascoltare, diciamo, sono aperte a nuove possibilità. Ma quando ti confronti con il razionale, quello vero, quello che accetta solo quello che è osservabile, ripetibile e dimostrabile. E quindi, siccome c'è stato un certo Boltzmann, quello che ha deciso che la tendenza naturale dell'universo è il causa del disordine e la morte, l'entropia dell'universo, era un razionale. Tant'è vero che dopo aver fatto sta roba qua si è anche suicidato come atto di coerenza piena. Io arrivo a un certo punto, non sto scherzando, Boltzmann, andate a cercarlo, quello che ha deciso che l'entropia dell'universo, l'ha definita lui, è un paradigma fondamentale della scienza. Secondo la scienza, la tendenza naturale dell'universo è il caos, il disordine e la morte. Questo mino qua, 1876, è impossibile che accada un fenomeno nel quale si verifichi una riduzione dell'entropia dell'universo, cioè è possibile che accada un fenomeno che possa essere evolutivo, paradossale, no? Cioè per dire, come facciamo esistere, no? Cioè tutte le idee, guarda la scienza per riuscire a spiegare le cose evitando il divino, cioè ha fatto degli sforzi pazzeschi, no?